Giacomo Rossi, sarò breve. Disse, fra mezz'ora gli dobbiamo gli toglieremo il microfono. Brevissimo, conciso. Grazie a tutti, un saluto a tutti voi, all'onorevole. Noi esattamente siamo un movimento locale, trasversale, politico della nostra provincia Pesaro-Urbino, composto anche da agricoltori. Io provengo da una famiglia agricola e gestisco insieme alla mia famiglia un'azienda agricola agrituristica. Quindi conosco bene tutte queste cose. Io andavo alle riunioni sindacali agricole a 5 anni con i miei, sento le stesse cose che sentivo a 31 anni, sento quello che sentivo a 5 anni. Quindi praticamente tutta la mia vita ho sempre sentito queste cose. Quindi significa che il male non è da ora, ma non proviene da adesso, ma è comunque regresso. Noi abbiamo, sono venuto qui per parlare fondamentalmente di una cosa, sarò brevissimo. Abbiamo alcune proposte tra cui che avanziamo a voi, tra cui quello di denunciare i grandi gruppi industriali per le pubblicità occulte che stanno facendo nei confronti dei consumatori. Basta di vedere i grani, i velieri degli agnesi che vengono dall'Ucraina e portano il buon grano che poi il grano radioattivo di Chernobyl, basta vedere i mulini bianchi con i nanetti cucinano, la Valle degli Orti, San Crispino, il vino dei Turchi, i nostri viticoltori. Vorrei vedere quanto prendono quegli agricoltori per conferire l'uva al consorzio di riferimento. Quindi iniziare con la denuncia dei grossi gruppi industriali. Secondo, rivedere naturalmente la PAC e tutto quello che c'è dietro il Made in Italy, denunciare anche con azioni forti, non con i finti forconi, ma con azioni forti. È possibile che in tutta Europa gli agricoltori si mobilitano, arrivano fino a Parigi, arrivano fino a Bruxelles e noi non siamo capaci di bloccare una volta per tutti con l'etame in maniera definitiva la 1 o Roma per far capire a questa gente che è ora di finirlo? Punto di domanda. I primi responsabili, naturalmente lo sapete meglio di me, sono le categorie agricole, i primi i pupazzi della Coldiretti che ogni anno vanno al Brennero a fare la dimostrazione: ah, qui arriva il prosciutto taroccato, arriva la mozzarella di bufala ma dalla Germania, ma va, poi lì ti applaudire e alla fine se ne passano, se ne vanno a casa tutti contenti. Tutto folklore. Allora, è tutto folklore. Allora, a questo punto la colpa è di noi, io mi ci metto in primis, agricoltori, che non sappiamo scegliere i rappresentanti sindacali delle nostre categorie, e in secondo luogo anche i nostri politici che devono stabilire le nostre scelte agricole. Guardavo lì al Parlamento Europeo i Vanzanetti, ma per favore, non è mica ok il prezzo giusto. Come può determinate persone possono influire sulla politica agricola? Ma scherziamo, ma scherziamo. Allora, a questo punto ringrazio per le parole di... Posso dire una cosa, sì, giusto per precisare, perché magari c'è un po' di confusione. La cosa più grave rispetto a quello che ha detto lei è che la signora Zanicchi non è stata votata non è stata mandata lì con una legge elettorale che c'è in Italia, purtroppo, perché per me è uno sconcetto, è stata votata, purtroppo. Quindi la colpa, quindi il potere che hanno i cittadini non sta su un megafono ma sta su una penna, dobbiamo scegliere i rappresentanti giusti. Si parlava di gruppi, grossi gruppi industriali, ha parlato prima l'onorevole Lumia, le cose che ha detto le vado a dire al suo partito che è dietro ai grossi gruppi industriali di distribuzione come le grasse cooperative del nord Italia. Allora le vado a dire a lui, si parlava di gioco d'azzardo, l'onorevole Lumia è uno dei 118 senatori che ha votato favorevole al gioco d'azzardo e prima oggi siete andati dal Papa con le vittime dell'usura, questo lo volevo dire a lui, dov'è? Vergogna. E qui concludo, perché se no se ne dice troppe. Siamo venuti qui anche per denunciare alla Presidente Sonia Alfano, denunciare il rischio di infiltrazioni mafiose che c'è dietro al maxi eolico e a quella berlita dei
pannelli solari a terra che stanno invadendo il nostro paesaggio agricolo. Io sto parlando della provincia di Pesaro Urbino, stanno invadendo, come hanno già fatto nel sud Italia, prendendo diciamo alle strette degli agricoltori, purtroppo che in qualche maniera sono stati vittime appunto stesse di usura da questi grossi gruppi energetica. Poi se avremo tempo le spiegherò a breve la nostra problematica. E io concludo, sono venuto qui, ho incontrato una persona di un sindacato agricolo e gli ho detto andiamo a Roma da Alta Agricoltura e mi ha detto quelli sono matti. Sono stato contento che ci ha definiti così perché significa che si vede la buona strada. Continuiamo e se veramente queste sono le proposte, portiamole in tutte le regioni d'Italia. Facciamo valere il numero degli agricoltori e quando è il momento sappiamo barrare anche la giusta casella per portare nelle istituzioni i giusti rappresentanti che poi possono decidere quello che è il nostro lavoro e il nostro pane quotidiano. Grazie.